Buon pomeriggio a tutti, bentornati in diretta, vero? Oggi puntatona speciale con un'esclusiva. Abbiamo qui in studio con noi Fabrizio Corona, continuiamo il nostro confronto con lui, abbiamo fatto il nostro dibattito e abbiamo visto che è riuscito a convincere e a prendersi dalla sua parte parecchie persone del pubblico e ovviamente adesso passiamo alle storie e non potevamo continuare se non continuare a parlare proprio della vita di Fabrizio Corona e quindi faremo proprio un Fabrizio Corona Story tra pochissimo. Fabrizio è andato a prendere un caffè, intanto nel frattempo io inviterei qui con noi in studio gli ospiti di oggi con cui appunto parleremo e parleremo proprio anche di Fabrizio Corona e sono Roberto Alessi, bentornato, Morena Zapparoli, queste scarpe, Francesca Ciao. Danieli, Vero TV, in mezzo. È un nuovo ospite con noi, Paolo Mancini, direttore di TOF. Ciao Laura, buon pomeriggio a tutti. In collegamento, ciao, benvenuto. Ciao, Laura, Paolo. Buon pomeriggio. Sei un po' lontano, ma parteciperai anche tu. Sono lì col corpo e con l'anima. Ok, perfetto. E vediamo un po', Fabrizio, l'hai preso il caffè? Ci sei? Sì. Nostra. Io gli avevo detto una cosa a Paolo, gli ho detto se devi venire in televisione tagliati quei capelli che sei imbarazzante. Ecco, cominciano i complimenti. Ho chiesto un collegamento da remoto appositamente, guarda, per essere a distanza di sicurezza. Ma non possiamo fare qualcosa? Cosa mi suggerisci? Scusa Roby, tu capisci, è presentabile con quei capelli? Fabrizio, abbiamo il primo scoop. Io sui capelli sono l'unico che deve stare capito, zitto. Capito, ma tu c'hai lui proprio, cioè non ha una forma. Fabrizio, abbiamo il primo scoop, la vera pettinosa. Sei tu, non la tua amica del cuore. Ah, ok, allora va bene. Bene, dopo questi scambi sull'immagine, sul look, Fabrizio, vorrei parlare, visto che abbiamo cominciato a dire un po' di cose, della tua più recente marachella. Allora, ti leggo, si legge su diverse testate. Fabrizio Corona non rispetta l'ordine di dimora imposto dalla sua ultima condanna. Sembra infatti che Corona abbia violato addirittura un permesso che gli era stato concesso per prendere parte ad uno show presso il Life Café di Lignano Sabbiadoro. Fabrizio Corona, infatti, secondo la legge, avrebbe obbligo di firma e di soggiorno in casa dalle 21 alle 7 del mattino. Che hai combinato, Fabrizio? Allora, parliamo seriamente, perché poi qua quando ci sono cose del genere si parla, soprattutto si parla di giornalismo. Oggi il giornalismo, la carta stampata, è completamente rovinata dal mondo del web. Perché? Perché se oggi io do una notizia falsa, non so, per esempio ho un grosso portale e dico che Laura Freddi è incinta, l'indomani... Magari. Okay, l'indomani... Vorrei un bambino prima o poi. Domani Laura Freddi finirebbe su tutti i siti, magari su tutti i settimanali di Gossip Rosa, che copiano, oggi non fanno l'80% dei giornali, non fa altro che fare un copia e incolla delle notizie che vengono fatte dal web e le ripubblicano su tutti i giornali e poi li riportano in quei telegiornali che fanno anche una parte di cronaca, che possono di cronaca di spettacolo, che possono essere studio aperto il TG4. Purtroppo tutti i giornalisti che oggi lavorano si dimenticano che la prima regola del giornalismo è verificare una notizia. Se oggi un quotidiano come La Stampa, perché oggi ci sono anche le versioni online, cioè la stampa.it, certo, si permette di dare una notizia falsa e tendenziosa, nel senso che dice ok, esce una notizia, dice Corona denunciato perché non rispetta le regole e non rientra secondo il diritto alla prevenzione e non va a verificare presso i carabinieri del posto che c'è una denuncia, ecco. Allora io penso che quel giornalista deontologicamente dovrebbe smettere di lavorare e il direttore di testata dovrebbe prenderlo e licenziarlo immediatamente. Cosa è veramente successo? Niente, non è assolutamente vero, niente. Non c'è stata nessuna denuncia, non sono stato denunciato. Io purtroppo ho una prevenzione, qui è una roba allucinante perché oggi la prevenzione si dà soltanto ai capi mafia, quelli che c'erano un tempo, i vari Riina e Provenzano. Il primo motivo per cui si dà una prevenzione, che è diversa da tutti gli anni, è a prescindere dai reati che tu hai commesso, cioè la società ti ritiene un soggetto pericoloso, i primi motivi sono un soggetto che vive di proventi illeciti,
Io ho dimostrato in sede processuale per quanto riguarda questo procedimento che è una società con 30 dipendenti che dichiara più di 2 milioni e mezzo di utile lordo l'anno, quindi è 3 anni che dichiaro 2 milioni e mezzo di utile lordo, pago le tasse, quindi ovviamente non vivo di proventi illeciti, e chi frequenta persone malavitose. Negli ultimi 3 anni sono stato fermato 30 volte e non ero mai con malavitosi, però siccome mi chiamo Fabrizio Corona mi danno una prevenzione. Ormai questa etichetta, Roberto? No, è abbastanza stravagante in effetti questa norma. Allora, finisco l'ultima cosa e poi ti dico. Quindi poi ti trovi una notizia che va a finire ai telegiornali, finisce su Corriere della Sera, Repubblica, Gazzetta dello Sport, telegiornali, e la verità sai qual è? Che non sono stato denunciato. Però cosa succede? È l'immagine pubblica, perché poi se magari se un giudice non va a verificare, ti deve giudicare in un procedimento, dice l'ha fatto. Ok, non va a verificare, allora dice cavolo guarda questo, cioè l'affidamento non lo rispetta, ti bolla sempre come quello che hai fatto una marachella o come quello che non ha rispettato le regole, ma è una merita cavolata. Questo è sbagliato, quindi i giornalisti dovrebbero imparare prima di stare una notizia di verificare la veridicità della notizia. Dicevo che è abbastanza stravagante questo provvedimento preventivo, sia di essere nella propria dimora obbligatoriamente dalle 21 di sera fino alle 7 del mattino, perché dovrebbe essere un provvedimento, perché la Corona sarebbe giudicato una persona pericolosa per la sicurezza e per la pubblica moralità. Adesso, con l'amore della vita, io non voterò mai Corona quando si presenterà per essere Presidente del Consiglio. Però dire che è una persona pericolosa per la pubblica moralità, insomma, adesso potrebbero essere i mariti preoccupati, visto che lo considero un bel ragazzone. Non è una questione di moralità, però prima io ho sentito Fabrizio dire la legge è uguale per tutti, non è vero, nel mio caso non è così, io sono stato trattato ingiustamente. Io dico soltanto una cosa, per la legge italiana una pena al di sopra dei 3 anni richiede il carcere. Se io commetto un reato, vengo giudicata e con una sentenza definitiva vengo condannata a più di 3 anni di carcere, io vado in carcere, per cui casomai sei stato privilegiato, perché nell'ultima nella a più di 3 anni non è preparata, però non puoi dire Morena la legge non è uguale per tutti, no. Perché comunque si va in carcere con una pena superiore ai 3 anni. Questa misura c'è, non è vero che viene applicata soltanto ai mafiosi. È un po' come il giornalista della stampa. Viene. No, non è vero, perché è una cosa sola, ti voglio dire, perché tu spesso, giustamente, quando ti difendi dici io non ho fatto nulla di più rispetto a tanti direttori di giornali che si vedono arrivare la foto compromettente del VIP e decidono di pubblicarla o di non pubblicarla. Ma io ti faccio solo questa domanda, cioè sei cosciente della differenza che passa tra un direttore di giornale che si vede arrivare la foto compromettente del politico, dello sportivo e dice la pubblico oppure per i miei motivi non la pubblico, e la tentata estorsione? È diverso chiedere ad un VIP dammi dei soldi altrimenti io metto sul mercato queste foto, cioè c'è questo equivoco di fondo. Quando tu ti difendi dici sempre questo, ma è diverso il direttore di giornale che si trova a dover decidere se pubblicare o meno una foto e il tentativo di estorsione, perché l'appello a Torino, la corte d'appello a Torino ha deciso per 5 anni di condanna, poi Fabrizio, aspetteremo la sentenza definitiva, ci mancherebbe altro. Rispondi però, dai, esprime un concetto e cerca di essere rispettoso. La domanda è faccio un discorso serio, però mi dovete fare finire, e non vuole essere rispettoso come quel signore che prima mi ha dato pena. Io tante volte non ho voluto partecipare a programmi del genere, perché purtroppo ti trovi di fronte a delle persone che non siano preparate. Con questo non ti manco di rispetto e non ti mancherà, sei una persona, non signora. Vorrei io finire. Sono preparata, okay. Sì, però. Sei una signora di una certa età, io posso avere tutto sei il rispetto. Sei anche un po' maleducato anche questo. Le vado orgogliosa di essere una signora di una certa età, perché è proprio per questo che sono preparata. Vabbè, l'ha detto male, ma voleva dire un'altra cosa. Nel senso che io sono obbligato a portarti rispetto, perché ho un'educazione di una famiglia per bene, quindi ti porto rispetto. Però il problema è il mio fatto di non venire a trasmissione, perché purtroppo se poi ti trovi di fronte gente non preparata che arriva in televisione e dichiara delle cose senza senso, sai, rimane purtroppo la parola anche di una persona non preparata che dichiara le persone però senza senso. Vado nel dettaglio, esatto.
La prevenzione, cara Morena, è una condanna che non ha niente a che vedere con i reati penali, è un reato amministrativo, che potrebbe avere qualsiasi persona, anche se non ha precedenti penali o se non ha diciamo dei rinvii a giudizio o se non ha delle condanne. Quindi la prevenzione non dipende da tutto quello resto che è stato fatto. Quindi il concetto che hai espresso in questa tua dichiarazione rispetto alla prevenzione è completamente sbagliato. Fabrizio Corona non ha una pena superiore ai 3 anni, ma ha una pena definitiva di 2 anni e 8 mesi. La legge dello Stato italiano dice che sotto i 3 anni tu chiedi gli affidamenti in prova. Gli affidamenti in prova sono stati chiesti e da novembre incominceranno, che non hanno niente a che vedere. Seconda cavolata allucinante. Tu che non vivi in questo mondo non sai che i direttori si comportano esattamente come le agenzie, ovvero come faceva Fabrizio Corona. Fabrizio Corona non era l'unico che chiamava e diceva vuole fotografie, te le vendo a te. Te le vendo a te e mi paghi. Il direttore ti diceva vuoi le fotografie? Io non le pubblico, però mi rilasci in un'altra intervista. Hai è uguale. Ma prove per fammi dire queste cose, certo, scusa. Certo, certo. Cioè, non puoi c'ho le prove. C'ho le prove, ma è un discorso. No, ascolta, è un discorso molto. Ma è un discorso molto. Non si può dire fanno così. No, no, è un discorso molto più grande di te. Posso finire? Tutte le testate, di fare dei ricatti a VIP. Non è così. Scusa, allora. Finisco. Qui ci sono, finisco. Quando ci sono stati i vari casi. Scusa, possiamo sentire Paolo che ci siamo dimenticati? No, finisco l'ultima cosa. Vabbè. Paolo, quando si taglia i capelli potrà parlare. Aspetta, Fabrizio. Aspetta. Dai, dal copione, tieni. Conduci tu. Finisco l'ultima cosa. Se vogliamo metterla anche che magari il reato ci fosse, come ci sono state tutte le grandissime inchieste, perché c'è stato Tangentopoli, c'è stato Vallettopoli, c'è stato Corruttopoli, tutte quelle cose. Quando c'è stato Tangentopoli hanno preso il primo politico che prendeva le mazzette, ne hanno arrestati, vuoi sapere quanti? Lo so benissimo. E perché quando c'è stata Vallettopoli, se lo facevano tutti gli altri, non li hanno arrestati? Però lo facevano perché? Tutti gli altri, ci sono indagini in corso. Ma c'erano le prove, no. Sono passati 6 anni dall'indagine in corso. Però una volta che ce l'aveva con te, diciamo, ce l'aveva proprio con te. No, non si può dire, chiariamo una volta per tutte che i direttori di giornali non si mancano di estorsioni. Scusami Morena, dobbiamo parlare tutti, allora, un tuo giudizio. Paolo, sulla parte destra c'è un capello un po' più, te lo dovresti schiacciare. Si chiama simmetria artistica. Volevo dirti, Fabrizio, cioè, tu sei preparato su questo? Un po'? Sono preparatissimo, ma la piega diciamo giudiziaria che sta prendendo questo incontro non è forse di così interesse per il pubblico che temo. Posso dire da direttore che io... Fai qualcosa tu allora. No. Voglio solamente dire che io aspetto, sarei curioso di vedere foto compromettenti sul mio tavolo al mattino. In realtà non arriva più niente di così compromettente, questo è il vero problema. Ecco. Posso spiegare c'è una cosa? C'è la crisi anche degli Sì. Facciamo un discorso serio, dai, così abbiamo anche la possibilità di farlo. Paolo, che è un giovane direttore, Roberto lo può dire, ha la fortuna di essere un giovane direttore, purtroppo fa parte di un giornalismo nuovo. I giornali come i vostri, che sono dei giornali molto belli, di successi, che vendono copie, hanno una struttura molto molto diversa dai giornali che c'erano nel fin anni 90, sono 2000, assolutamente 2010, d'accordo. Assolutamente. Oggi il giornale vero, il giornale top, come l'80% dei giornali che vende oltre le 300-400 mila copie, non compra servizi esclusivi, ma pubblica delle notizie, delle fotografie su delle notizie di archivio. Quindi i servizi esclusivi con un budget, siccome c'è crisi... Fabrizio, ti invito a sfogliare top, ci sono solo esclusivi. Sì, ma oggi un'esclusiva, se io ti dovessi dare un'esclusiva importante dai 30.000 euro in su, tu non avresti i soldi per comprarla perché non hai un budget. Ok, questo è un altro discorso. Come però... l'80%. E oggi si vive su fotografie pseudo esclusive, ma soprattutto su una notizia montata su delle fotografie. Per tutti. Ma questo vale, non vale soltanto per loro, vale anche per gli altri. Okay? Ok? Perché l'80% del bordereau dei giornali che ci sono in circolazione non esiste più. Infatti l'80% delle agenzie sono tutte in fallimento. Quindi è cambiato anche più le esclusive di una volta. Perché io ho smesso di fare questo lavoro. Questo volevo dire. Non c'è, se io non volevo dire perché non c'è più Fabrizio. Forse se non c'eravate anche, voi, non ci Fabrizio. Sono più gli scandali. E non c'è più niente di così. Non c'è più niente di... Che cosa c'è? Adesso qual è la Fabrizio? È difficile, secondo te? È più difficile, è vero. Qual è? Ecco, sentiamo questo che mi interessa. Allora, prima di scoprire insieme lo scopo dell'estate, vediamoci un filmato. Fabrizio Maria Corona, nato a Catania il 29/3/74. Fabrizio Maria Corona nasce in una famiglia borghese. La madre casalinga, il padre Vittorio, noto e stimato giornalista.
stato direttore di Studio Aperto. Perry Corona è stato il braccio destro di Montanelli ed è stato un innovatore, è stato... No, oggi non ce ne sono come il padre di Fabrizio in giro. Vabbè, poi con me è toccato un argomento facile perché io lo idolatravo, per me gli antichi valori che non si è piegato mai a nessuno e questo è stato il suo punto debole. È ancora bambino quando con la famiglia si trasferisce a Milano. Fabrizio non ama studiare, ma è bello, strontato, intraprendente. Inizia giovanissimo a lavorare con Lele Mora, che gli apre le porte di quel mondo dorato e scintillante di star, soubrette e tronisti che popola i sogni di molti italiani. Allora Fabrizio, una bellissima famiglia, un padre di successo, Vittorio Corona, di cui abbiamo parlato anche prima con Roberto, un giornalista apprezzato che ha dato vita a moltissimi progetti, tra cui anche il mensile King. Insomma, un'infanzia felice, fortunata e poi... Hai cominciato anche tu ad avvicinarti al mondo dello spettacolo. Che cosa cercavi? Cioè, il tuo successo personale, come no, lo vedevi? Ti fermavi solo ai soldi, alla fama? No. Quando ho cominciato, quella era la parte bella. Poi anche noi in famiglia abbiamo passato un momento difficile perché mio padre, per scelte politiche o di un certo tipo, non ha più lavorato, quindi... Le cose sono molto cambiate. Io a 18 anni me ne sono andato via di casa, oggi poi quei tempi parlo di circa 20 anni fa, perché ne ho 38, sai, i ragazzi stanno in casa fino ai 27, 28 anni, quell'età. Io a 18 anni me ne sono andato via di casa e me ne sono andato a vivere in America e ho cominciato il mio percorso un po' particolare. Poi sono rientrato per amore e ho cominciato a fare il giornalista con mio padre e da lì il mio obiettivo era fare il giornalista. Poi sai, nella vita gli incontri, le cose ti cambiano la testa, ti cambiano la vita. E quindi in America che hai fatto? Disastri. Pure lì? Sì. Però mi sono divertito. Facendo disastri? Sì. Posso fare una domanda che non c'entra nulla con le aule giudiziarie, anche se però è cronaca, quindi parlarne, voglio dire, non c'è niente di male. È una domanda che ti avevo già fatto un po' di tempo fa, però questa volta vorrei una risposta sincera. Sincera. No, la domanda è questa. Tu sei stato comunque scagionato dall'accusa di aver tentato di corrompere i vertici Fiat per la vicenda La Puelcan. Quindi su questo sei stato scagionato. Non c'è nessun, su questo non c'è dubbio. La vicenda La Puelcan, ricordiamolo, perché tu comunque hai cercato di vendere lo scoop dove parlava il transessuale che era stato con La Puelcan. Non ho cercato di venderlo, l'ho venduto. Appunto, l'hai venduto, vabbè, comunque... Il momento che a me interessa è quando tu cercavi di vendere questo scoop, quelle ore in cui La Puelcan si trovava in sala di rianimazione in overdose e stava per morire. Non ti è mai dispiaciuto questo? Cioè, dal punto di vista morale ed etico, chi siamo noi per giudicare i costumi sessuali di La Puelcan? Chi siamo? Cioè, alla fine non ti è mai dispiaciuto di fargli del male mentre lui comunque in quelle ore sarebbe potuto morire? Fabrizio, una risposta veloce perché dobbiamo andare avanti, abbiamo ancora tante cose. Una risposta veloce a questa domanda. Ti dico solo che la notizia che La Puelcan, e questo ti deve fare un esame di coscienza anche quando vai in televisione a dire delle cose, la notizia che La Puelcan è stato trovato in overdose a casa di due transessuali di 65 anni con la cocaina sul tavolo, l'ha data alle 8:30 del mattino il quotidiano La Stampa di proprietà della famiglia Agnelli. I giornalisti d'Italia hanno cavalcato una notizia. Ce n'era uno più bravo di tutti che è arrivato prima degli altri. Scusatemi, a questo proposito, giusto? Vediamo. La mia domanda è un'altra. Un applauso, Paolo. Fabrizio? Non ti girare troppo, perché ti voglio vedere se da un pochino anche verso di me, grazie. Poi diventa pericoloso. Non ti è mai dispiaciuto? Comunque, a questo proposito non abbiamo un video per voi, vediamolo insieme. Ma chi told these people? Perfetto. Let's see, famous players, I'll say come on. I say money. Not person. I say business. So, me, I'm gonna be the Robin Hood of the people. Take out from the rich guy, but they don't give it to the people, they give it to me. And this is modern form of Robin Hood. Questo era uno spezzone tratto
tratto dal documentario Videocracy, e quelle che abbiamo sentito, tue dichiarazioni: quando io vedo un personaggio famoso vedo i soldi, non la persona. Ecco, tu prima hai detto che invece non è così, che i soldi no, per te non sì, sono. Sì, ma quello era il 2007. Questa lì, cos'era? Eri tu o era un ruolo che no, stavi recitando? Lì era Satana. Non eri tu allora. Beh. Roberto. Allora, Fabrizio è bello, intelligente e anche un po' bugiardo però ogni tanto, perché anche lui che ha questa forza che ci spiazza con la sincerità, perché proprio la settimana scorsa, credo, adesso l'ho non mi ricordo, questa cosa qua. Proprio su Il Fatto Quotidiano dici i soldi si fanno così e io so come farli, tirando fuori appunto sì. Che l'idea della farfallina sull'inguine della sua allora fidanzata Belen era stata una sua idea e che proprio poco prima che lei mostrasse il mostrabile, per quanto si poteva mostrare a Sanremo, aveva brevettato il marchio, peraltro se non sbaglio un famoso gioielliere, poi l'ha addirittura commercializzato se, no, abbiamo già se fatto, non sbaglio. Abbiamo già fatto tre licenze e stiamo vendendo come dove sono cucati un bel tot. Meno male che era una farfallina e non una coccinella, perché sennò saremmo andati un po' troppo oltre. Allora, perché? Ma no, dai. Tu puoi scherzare, io no. Ah sì, pensavo che ce l'avessi tu la coccinella, se vuoi possiamo registrare. Io no, guarda, c'è un tatuaggio nascosto, ma non si vede. Purtroppo, neanche volendo farlo vedere. Allora, però no, piuttosto, quello che io volevo dire, tu lì eri Satana e quindi adesso invece? No, lì era un periodo veramente in cui ero in macchina, alle 7 di sera, ero già al quarto americano, quindi non è che ero molto... molto lucido. Poi era un documentario per la Svezia in cui si cavalcava un personaggio particolare. Il documentario lì, tra parentesi, ha vinto i più grandi premi, ha vinto il Festival di Venezia, il Festival di Canada. Io sono finito in copertina del New York Times con quel documentario lì. Perché era una storia un po' particolare. Oggi sono un pochettino diversi. Io lì prima parlavo di fotografie e di personaggi. Io purtroppo vivo nel mondo dello spettacolo. Oggi se dovessi giudicare intellettualmente o professionalmente il mondo dello spettacolo non c'è una persona che stimo. Dai, nessuno. No, non c'è una persona che mi piace. A proposito di mondo dello spettacolo, no, pochi mesi fa, che ancora non ha parlato. No, ero curiosa, siccome prima anche con Paolo... Ma guarda, devo dirti che questa storia mia di Belen, di Emma, questa storia qui ha riaperto un po' il mercato, perché fino adesso era un pochettino morto, però ormai... No, è mortissimo, era morto. Cavalcarla diventa, secondo me, diventa anche un pochettino banale. Allora, i veri scoop sono morti, questa... perché? Perché le agenzie... Ma perché mancano appunto non è questo, perché i tradimenti continuano ad esserci, anche quelli delle coppie. Vabbè, lo sappiamo. Più è impossibile, perché la fedeltà oggi è un valore che al 90% non esiste nessun tipo di rapporto. Questo può essere triste, ma è quello che penso. E allora se tu non hai delle agenzie che lavorano in modo aggressivo, che la vanno a lavorare su quelle coppie solide che impensabilmente si tradiscono, perché per loro non stanno insieme, lo scoop o la fotografia non verrà mai fuori e rimarrà tutto questo piattume che non ci permetterà né di sognare, perché la gente vuole la cronaca, le tragedie, e vuole soltanto le storie particolari per dare un po' di adrenalina alla loro vita. Fedele? Io non lo sono mai stato fedele, purtroppo. Neanche con Belen, eh? No, con Belen sì, dai. Sei stato fedele. Sì. Va bene, a proposito di amori, guardiamoci questo filmato. Nel 2001 si sposa con una delle modelle più pagate d'Italia, Nina Moric. E a suo dire ne diventa il Pigmalione. Quando l'ho conosciuta io era un angelo caduto dal cielo, innocente, che sapeva pochissimo sia dell'amore che del sesso. Adesso invece è una donna esperta. Possiamo dire la prima donna della tua vita, Fabrizio? Sì, l'unica donna della mia vita è mia moglie ancora, non ci siamo ancora separati. Con la quale hai avuto Carlo, Nina, quando l'ho conosciuta in assoluto, io viaggiavo tanto, era la donna più bella del mondo, cioè non esisteva una donna è così. È bellissima. E io ho sempre avuto questa caratteristica, no? Di avere delle donne che esteticamente molto sexy, molto passionali, molto appariscenti, che però poi nel loro carattere sono completamente diverse da quello che rispecchiano nell'estetica. Anche Belen è così, Belen è una persona molto dolce, molto bella, poi magari può sembrare diversa da quello che è. E oggi ho con mia moglie un rapporto, oggi da quando mi sono lasciato con Belen, un rapporto bellissimo. Senti, anche nel tuo matrimonio, no? Dopo la separazione c'è stata un po' di turbolenza, di litigi, assegni di mantenimento. Un'espressione molto delicata. Vabbè, comunque assegni di mantenimento, sì, no. Insomma, tutto si è poi creato il problema intorno anche, c'è un bambino, il matrimonio, quindi, no?
cosa è successo? Ma succede che quando due persone si sposano da giovane, perché Nina aveva 23 anni, io ne avevo 24, sai, erano anche altri tempi, non ci sposava a quei tempi e decido di fare una comunione dei beni e aprire una società insieme, non pensi mai di lasciarti, e poi va a finire che diventa il la separazione mediatica più grossa, c'è di mezzo la finanza, la politica, la magistratura, i giornali e soprattutto degli avvocati un po' stronzi. E succede che si Fabrizio, va non usare più queste parolacce, veramente. Perché non se ne può più, perché stai diventando antico a furia di dire parolacce. Non però le parolacce tu mi insegni che danno un rafforzativo dei concetti, certo, mentali che poi magari non passano. Dipende anche chi lo... Ma a proposito di spettacolo, perché prima parlavi di grandi dello spettacolo, qualche mese fa hai fatto una trasmissione e hai dichiarato alla stampa che volevi riprendere A Bocca Aperta di Gianfranco, sì, Funari. Io mi domando, non è un tantino pretenzioso pretendere di rifare A Bocca Aperta e chiamare in causa Gianfranco Funari, che comunque oggi ha 4 anni, ricorre proprio oggi l'anniversario della morte di Funari, tra l'altro è tuttora vivo nel ricordo delle persone come un pioniere che ha inventato la televisione facendo protagonista la gente, non è un pochino pretenzioso? Cioè, no, adesso, diciamo che uno si ispira sempre ai grandi, poi magari non li raggiunge. Per me non è Dio che rifaccio Funari, per me lui ha rappresentato da un punto di vista televisivo un mito, e allora è giusto che magari cerchi di provare a fare una cosa che ha fatto, e poi magari non ci riesci, però è un'ispirazione di un modello che io considero uno dei personaggi televisivi più incredibili nella nostra storia. Io non mi dimenticherò mai, c'è un ragazzo qua che lavorava con me, perché tu non lo sai, perché non... Sì, c'eri forse già ai tempi? Certo che c'eri. Allora io nel 98 o nel 97 facevo l'assistente di studio, intervistavo il pubblico perché ero giornalista, una trasmissione di Funari. Una trasmissione condotta da Funari. E allora Funari venne da me, avevo 20 anni. O 19, e mi disse: Coro, io non sbaglio mai, te porterò fortuna, farai grandi cose. Mi ha detto: vedi, grandi allora ne ho fatto. Lui poi era ho fatto anche un ragazzo molto posato, poi ho fatto un applauso per Funari. Sì, poi ho fatto i disastri, però lui non c'è. Cioè... Eri proprio un'altra persona, sì, no, sì, te lo dico. Che cioè, ti ha dato qualche consiglio lui, no? Allora, adesso però, Fabrizio, io so che tu non hai troppa voglia di parlare di questo, però secondo me ti tocca, dell'argomento Belen. Però io ti voglio fare una domanda così. Ma scusa, uno come te si fa soffrire la ragazza? No. Da un ragazzo di 22 anni, uno come te, da donna te lo dico, No, ma che è successo? Non è questione di far soffrire la ragazza, è questione che le cose dovevano andare così perché era giusto che andavano così. Perché una ragazza bella, giovane, di successo, di 27 anni, deve essere felice e serena, e se tu non gli puoi dare la felicità e la serenità a una persona che se lo merita, è giusto che prenda un'altra strada. Anche la pazza insieme. Un attimo, c'è Paolo, che altrimenti ce lo dimentichiamo perché non lo vediamo. No, infatti. No, tante lettrici mi scrivono e chiedono quando è stata l'ultima volta che vi siete sentiti e quali sono state le ultime parole famose, in realtà. No, guarda, noi abbiamo sempre avuto un rapporto veramente passionale, veramente. Cioè, io e Belen non siamo insieme, siamo stati insieme 4 anni, ma ci conosciamo da forse 8. E... Quando stava con Borriello la conoscevi già, quindi. Sì, la conoscevo già. Anche prima di Borriello. Anche prima. Cioè, i capelli spettinati, ma si ricorda tutto. Sì, sì, anche prima di Borriello. A quanto ho saputo che forse Borriello è in rotta con la Morales, Occhio. Si è lasciato. Sì. Mi confermi? Sì. Ah, vedi. Comunque io non ci credo, non te la sei presa neanche un po'. Eravamo già nella fase del... Sai le storie, cioè tu fai conto che noi abbiamo vissuto 4 anni insieme, ma 24 ore su 24, una passione, poi gliene ho combinate di tutti i colori, veramente. È successo che quando io poi, me l'ho detto ai giornali, a gennaio ho avuto le ultime sentenze della Cassazione, io sono andato via di testa e il rapporto si è rovinato. Fosse stato lui un altro, era giusto che lei prendesse la sua strada perché se lo merita, anzi mi dispiace, oggi la gente ne parla male, però penso che sia una persona con i valori, pulita, onesta e si merita il mio. Fabrizio, hai detto delle cose importanti su Nina Moric e adesso ne stai dicendo altre su Belen. Ma io le mie donne non le nego. Ma io oggi ho un rapporto bellissimo con Nina. Ma qual è la donna più importante della tua vita? Mamma esclusa, ovviamente. Fino ad ora, ovviamente. Rimane purtroppo mia madre e mia madre. Certo. Al di fuori di quello. Sono due storie diverse, sai, con Nina c'è un figlio e quindi sarò legato per sempre. Perché? Con Belen non vuol dire che sarò legato per sempre. Perché Fabrizio, è vero che tu hai tratto vantaggio da tutte le situazioni, anche quelle negative, però
io ho sempre notato che non hai mai cercato di costruire, a dare anche fumo negli occhi ai lettori, di costruire appunto a tavolino anche un simil riavvicinamento con la Moric, e questo mi fa capire che forse è la donna più importante per te, perché la preservi da questo gioco. Perché comunque con Nina l'amore è finito, cioè non, soprattutto non è che è finito l'amore, c'è l'amore, perché io a Nina gli voglio un bene nell'anima, oggi il bene è amore. Però Fabrizio, non hai mai pensato che un servizio fotografico notturno con Nina, dove vi sorridete, guarda, senza il figlio Nina, di mezzo? Nina, a differenza di Belen, io a Belen le ho veramente stata male in alcuni momenti perché l'ho fatta, ma Nina l'ho fatta soffrire veramente tanto nella mia vita, e si merita tutto, 3 anni che invento uno scoop, e in questo momento ha trovato la tranquillità di un compagno perfetto, che è il padre che tutti vorrebbero per il proprio figlio, ha trovato un equilibrio dove tanti problemi, e mi ci manca, io vado a montare una cosa del genere rirovinandole la vita. Oggi non ce l'ho più quel cinismo, per questo vi dico che sono cambiato. Ok. Senti. Fabrizio, tu in un'intervista a TG-Pan del 4 maggio hai dichiarato: sto benissimo senza Belen. Poi il 9 maggio escono online nuove dichiarazioni in cui tu ti dichiari invece innamorato. Di Belen? Ora? Sì, di Belen. No, impossibile. Ma vedi, è la stessa roba del web. E adesso? No, adesso no, però, no, mi interessa ora. Come sto? Sì. Non sono mai stato così felice e sereno in tutta la vita. Fabrizio è super, super felice, Laura. Non hai sofferto neanche un po'? Niente. Ma ti sei rifidanzato? Perché di solito quando si dice sono tanto felice e non l'amo più, sono, vuol dire che c'è stato un bel scacciachiodo. Lui le sceglie sempre così, un po' bruttine, un Diciamo che diciamo che mi sono fidanzato con le donne in generale, no? Nel senso che... Guarda un po' quella foto, Fabrizio. No, vabbè. Ma io, sei plurifidanzato, mi sembra. No, io ripeto, non è che delle storie, sai, quando sei single tu cosa fai? Esci una sera, magari vai... Tu non esci più di sera. No, oppure inviti a casa, no? Esci una sera... Stiamo vedendo altre foto, Ti baci, vedo magari... Vedo che poi le guardi, eh? Esci una sera, ti baci, sì, magari... Sì, le guardate anche da molto vicino. Magari finisci per fare l'amore, ma non vuol dire che sei fidanzato. Certo, se vi dico che non faccio l'amore da 3 mesi, sarei un cretino, no, anzi. No, questo assolutamente, ma non avrai neanche voglia, cioè... forse, di fidanzarti subito, sì. Fabrizio? Ma no, ah. Abbiamo troppe domande. Ho visto una carrellata di foto, Catrinella, Sara Nil, il grande fratello. Ho visto Nena Ristic, però in realtà io, poi tra l'altro pochi giorni fa hai rilasciato delle dichiarazioni molto benevole nei confronti di Silvio Berlusconi. Fonti molto vicine a me e anche a te mi dicono che tu hai messo gli occhi su una delle figlie di Berlusconi. Mi dicono che qui Sara Nir, vero? Fabrizio? Sì, c'è. Allora, perché non ce la può raggiungere, Sara? Dai, vieni. Benvenuta! Caramba! Che meraviglia! Ciao! Bellissima! Ciao Sara! Salve a tutti! Siediti qua, ti dico un pezzo. No, siediti qua. Scusa. Io sto qui, vai, mamma mia! Però. Questa notizia, Paolo, da dove ti è arrivata? Da dove ti è arrivata? Le fonti, lo sai meglio di me, non si possono citare così. Ma che notizia? Le voci corrono. Nulla. Le voci corrono, però... Tu perché sei qua? Aspetta, Roberto. Dopo ne parliamo, Fabrizio, importante. Allora, sei fidanzata... Ma io sono qui per un altro motivo. No, lui mi stava imputando una storia ho puntato una delle figlie di Berlusconi. No, non c'è una storia, non ho visto foto, chiariamolo immediatamente. Però so che nei tuoi progetti, oltre ad avere un certo rispetto e una stima importante verso l'ex premier Silvio Berlusconi, ne hai altrettanta anche per una delle figlie, però lei è fidanzata con un calciatore del Milan. Però non mi aspettavo questa reazione. Fabrizio ride. Vengo vicino a te. Guarda, provato pacco, credo che Corona non abbia più granché di terreno su cui lavorare, su Berlusconi. Però so che anche lei apprezza, cioè stima reciproca, ripeto. Ho paura reciproca. Ho paura. E Silvio, secondo me, non sarebbe così, come dire, ostile. Questi sono fantagossip, diciamo, Robby, no? Beh, sai, per uno che si vuole presentare come premier per le prossime elezioni, credo che avere come genero Corona sia una vera grana. Ma io tornerei a parlare di Fabrizio Corona e di altre situazioni. Allora. Scusa, Laura, però è un po' difficoltà, un pizzichino. O non lo so. Cosa?
E lui insiste, vedi? Io ma sono lui, ma lui vuole fare il suo lavoro, no? Ma io portare a casa una notizia, tu lo sai meglio di me. Sei un grande, Paolo, io ti stimo, lo sai. A parte i capelli ti stimo. Cioè, lo so, vedi, c'è una tua foto, ma stiamo ipotizzando. Prego? Dimmi. Ci conosciamo? No. No. Vi conoscete bene perché ho visto delle foto che non sono state ancora pubblicate ma usciranno sul prossimo numero di Top. C'è stata una cena, un pranzo, comunque pure fosse, guardateli, scusate, sono bellissimi, pure fosse, beati loro. Una cena o un pranzo? Ma non ci erano... sono prove, non ci sono prove. Una cena, no, no, le prove ci sono, Roberto, e usciranno le foto. Pensi? Sul prossimo numero. Sei una bella coppia, oltretutto Corona è una bellissima bene. Guarda, guarda Nina, sembra Nina quando era giovane, vero? È bellissima, sì. Adesso ti guardavo. È un complimento, complimento ovviamente. Sì, ah, ecco, grazie. Ovviamente. Beh, calcolato. Quindi Sara, che da quale? Da giovane. Io mi astengo, posso astenermi? Si astiene. Può astenersi. Vabbè, chi tace è consente. Beh, però ci sentiamo cosa ne pensa Morena, più che altro. Io volevo fidanzarmi con Morena, se mi voleva. Sei sicura di chi ti stai fidando? Tutte quante pensate. Ci sono tanti punti in comune. Sei sicura di chi ti stai pigliando? Questa è la domanda. Morena, non fare la volpe l'uva. Perché voglio dire, tra uscire con uno che passa, uscire con Corona, insomma, un bel pezzo di polpa famiglia. No, davvero. Polpa famiglia. Io non sono su di voi, non è il mio tipo. Come mai non parli più che parli sempre? Di che? Lei raccontateci questo pranzo o questa cena. Ma è un pranzo o una cena? Se lei ha visto le foto, è un pranzo o una cena? Dovrebbe essere un pranzo, c'era troppa luce per essere un serale. Però... Ah, allora se è un pranzo non ci interessa più. Non siamo mai andati a pranzo insieme. È una cena allora, ecco. Cena può essere, ma non siamo andati mai a pranzo. Ok, raccontateci la cena, non penso che cambi il tipo di menù. Ah, grazie, cena, mi metto seduta anch'io, la vedo lunga, mi metto seduta anch'io, ecco. La cena, siamo andati a cena e a metà cena abbiamo fatto l'amore sul tavolo e ci hanno denunciato. Ah, ecco. Questa no, è troppo. No, dai, Fabrizio, dici la verità. No, che c'entra, ma sai, tutti vanno a cena o a pranzi, no? Con quanti uomini siete a cena in questo periodo? Ah, vabbè, allora a questo punto le domande. Sei uscita con Fabrizio? Bravo. Siamo Roberto. A cena. Siete stati a cena, sì. Per cui era una cena, per okay. Cui sai cosa già scrivere. È stato carino? Molto. Ci uscirai di nuovo? Ti piace? Ti è piaciuto? Sì, no. Sì, no. Sì, no al microfono, vai. Sì, no cosa? Ha pagato il conto. Uscirai lui. Di nuovo con Fabrizio? Sempre. Ma parliamo di lavoro. Beh, ovvio, ma puoi immaginare, uno esce con una con la tua minigonna. Con la tua bellezza. Non avevo la minigonna. Che cosa devi parlare? Avevo se non un semplice di lavoro. Jeans, non avevo la minigonna. Vabbè, ma anche a me allora, viene subito spontaneo di parlare. Ma stiamo ancora continuando a giocare con il gossip. Fabrizio, io auguro a Fabrizio Corona di finire sulle cronache soltanto perché esce con delle belle donne, non per altri motivi, perché corre a 250 all'ora sull'autostrada e rischia di tirare sotto un giornale. Quelle l'abbiamo superate, ti auguro già, di finire. Ci siamo già passati. Morena, sei troppo ottimista. Sei troppo ottimista, Morena. Perché finché le notizie sono queste, ben vengano, scusa. Vabbè, allora non ci dite nulla. Tu sei passata qui per caso. No, è qui per un motivo. C'è un motivo ben preciso. Lo so, lo diremo poi il motivo preciso. Era un modo di continuare a far gossip, voglio dire, stiamo facendo quello. Vabbè, vedo che comunque devo fare i complimenti a Paolo perché è molto preparato. Paolo, sta facendo i complimenti a te. Ti ringrazio, detto da te ha un certo valore. No, sì, deve fare due. Purtroppo oggi l'immagine è tutto nella vita, ricordatelo. Due o tre aggiustamenti ma siamo poi ci troviamo una volta e mi dai tutti i tuoi consigli. Va bene. Paolo, ti porto dal mio parrucchiere, che... facciamo il filmino che poi lo pubblichiamo su Top. Anche quel pelo lì sul petto lì, Paolo. Va bene. Tutto va bene. Ciò quello è meraviglioso. C'è da lavorarci su tanto. A me piacciono gli uomini con i peli sul petto, ma il mio compagno ce li ha. Morena! Morena, le tue fantasie sessuali sono solo due. Proprio sulle fantasie! Sulle fantasie sessuali di Morena, noi ci prendiamo un attimo di pausa, però prima volevo salutare Top, il direttore Top Paolo Mancini e Francesca Danieli, della direzione di Vero TV che chi è Francesca? Lei? È lei, Francesca Danieli. Non fare Paolo, finta, ti prego. Paolo Mancini, ciao. Se Paolo, grazie per essere stato con noi di Top. Paolo. Bravo Paolo. Paolo. Allora, ci vediamo stasera alla festa a casa mia con i trans? No, pubblicità. Questo è Passa a TIM, chiami tutti con 2 euro a settimana e in più gratis un numero TIM senza limiti.
Bravo, abbiamo perso 10 vasi e 80 sete. Anch'io 80 sete, allora che devo fare? Sono Liana, ho la dentiera e uso Polident. La gente quando mi vede mi riconosce e mi chiede anche perché sanno che io il prodotto lo uso. Avendo anche la dentiera ben salda, senza crema adesiva, tutte le cose piccoline tendono a infiltrarsi e fanno un bel male. Con Polident Free basta una piccola quantità per aiutare a prevenire le infiltrazioni di cibo. Adesso con Polident, davanti a una bella fetta di lamponi, me ne mangio due fette. Polident, libertà di parlare, mangiare e sorridere. Top e in edicola. Clamoroso, l'incredibile passato di Michel Hunziker tra segreti e misteri. La Fico incinta di Balotelli. Mario, così fai male al tuo bebè. Esclusivo, Arcuri Espica, baci magici contro la maledizione d'amore. Quattro ciocche aquilani, all'altare con un grande enigma. Solo su Top, Concordia, reportage tra sopravvissuti e polemiche a 6 mesi dal naufragio. Dossier speciale, tutti i trucchi per chi non ha superato la prova bikini. Non perdere il settimanale per la donna al top. La cronaca e l'attualità raccontate attraverso storie e persone. Belli carichi, perché quest'oggi si parla di voi, delle vostre storie. Benvenuti a Vero Storie, il programma che attraverso le vostre storie racconta l'Italia di oggi. Testimonianze dirette, ospiti ed esperti in studio. Sono vari i motivi dell'abbandono oggigiorno, però sono persone senza cuore. Era un'azienda che poteva andare ancora bene, ma lui ha fatto un crack e abbiamo chiuso tutto. Storie ti aspetta su Vero. Cento ne fa, l'abbiamo visto anche oggi qui in diretta, davvero. Allora Fabrizio, però abbiamo parlato un po', abbiamo fatto un riassunto della tua vita, tirato un po' le somme, quello che potresti diventare da oggi in poi, quello che non vuoi diventare, perché tu dici non voglio assolutamente essere diverso da quello che sono, però c'è un progetto al quale ti stai interessando e del quale noi vogliamo farti parlare. A questo proposito invitiamo a raggiungerci in studio Maurizio Mian, la mente del progetto Günther. Benvenuto Maurizio. Prego. Allora, vorrei cominciare mostrando al nostro pubblico il promo, prima di tutto, di questo progetto e poi ce lo racconti, va bene? Vediamo. Inizia la selezione www.imagnifici5.it. Allora, prego Maurizio, intanto vedo che sei venuto accompagnato da un bel cagnolone, noi qua siamo amanti dei cani, è tuo? Faccio coppia fissa con questo cane da molti anni. È quindi, meraviglioso. Quindi no, è il mio compagno. Ecco. Avevo notato questa cosa, ci tenevo a sottolinearla perché è bellissimo. Allora, parliamo di questo progetto. Se si potesse sarebbe quasi marito e moglie. Come si chiama? Gunther. Ah, proprio lui si chiama Gunther. Anche il figlio si chiama Gunther, uno che dei figli bello. Di Maurizio. Ciao Gunther! Allora, parliamo proprio allora di questo progetto. Prego. Da dove cominciamo? Da dove volete. È un progetto lungo, una storia lunga. Facciamo in breve. Come se fossimo a pomeriggio sul 2, no? Assolutamente. Quasi. No, siamo su Vero, è nuovo il canale, siamo 137, sì. No, ma digitale terrestre. Voglio dire, scherzando, se non siamo in un... siamo in un bel programma. Bel programma. Allora, diciamo subito che probabilmente è interesse del mondo in questo momento sapere cos'è la felicità, perché ne parlano tutti, tutti parlano, si parla del FIL, felicità interna lorda, eccetera, eccetera. Si ha l'impressione che il mondo sappia perfettamente più o meno qual è il problema del cancro, qual è il problema delle malattie cardiologiche, qual è il problema dell'economia. Però sulla felicità, probabilmente, io credo, ritengo, e siamo molti a ritenere, che i grandi studiosi non abbiano... ancora trovato... E quindi occorre fare delle ricerche, occorre fare degli esperimenti per capire effettivamente cosa si intende per felicità. Una volta deciso questo, perché è una decisione da prendere, poi quello che si decide che è la felicità, cerchiamo di vedere come si riesce a ottenere, tramite stili di vita. Cioè dando uno stile di vita giusto
a delle persone. Questo è il progetto. Poi nei dettagli bisogna, bisognerebbe essere un po' più... Ma chi va a studiare questo stile di vita? Cioè sono psicologi, psichiatri, esperti, filosofi, non so. Persone nuove, non proprio gli addetti ai lavori. Anzi, gli addetti ai lavori, io sono un vecchio studioso, un vecchio ricercatore, ero un farmacologo, ero un professore universitario. Lei è farmacologo? Ero un professore universitario, ho fatto il dottorato di ricerca. Poi ho cambiato un po' sistema, così. La farmacologia non l'ho ritenuta più interessante e ho cambiato sistema. E devo dire la verità che gli addetti ai lavori, cioè i grandi professori, i grandi scienziati, hanno un po' snobbato, in Italia e nel mondo, hanno un po' snobbato questo tipo di cosa. La ricerca ufficiale ha preso una sua strada. I più grandi ricercatori sono a Philadelphia, Seligman, Diner, Kahneman, sono anche i premi Nobel. Però, diciamo, la ricerca la facciamo con personaggi alternativi, con personaggi diversi. Facciamo in modo anche molto, molto pubblico, molto mediatico. È per questo che è molto difficile. Ma questo progetto in pratica ha il titolo La formula della felicità. No. Arriviamo, cioè domando, eh? Sì, sì, no, domandiamo perché non sappiamo ancora... No, perché io per adesso non ho capito niente, ma penso di essere tonto. Dopo, ma... Vai Fabrizio. Non hai capito niente perché... Perché sei tonto. No, perché sei un tonto, perché oggi è un concetto, è un progetto intellettuale, scientifico, anche un po' filosofico, che rivoluziona il mondo della televisione. È complesso capirlo, oggi non tutti possono capirlo, poi sulla base c'è che l'obiettivo è quello di dare la felicità. Adesso... Vengo in breve perché sennò, sai, Maurizio, lui è uno scienziato, è un farmacologo, è una persona... No, lui è famosissimo, da anni. Assolutamente famosissimo. Mi faccio anche un incipit. Io con lui mi occupo di fare il mio lavoro, quello dietro le quinte che ho sempre fatto, quindi dimenticatevi Fabrizio Corona che non esiste in questo progetto, ma esiste l'agenzia di Fabrizio Corona che è in comunicazione, una delle agenzie più forti che c'è. Ho incontrato Maurizio, ne sono veramente rimasto affascinato, non lo dico perché qua, io non rimango mai affascinato da nessuna persona che incontro sulla mia strada, da lui sì. Ha un progetto veramente innovativo, veramente importante, forse anche un po' pazzo, perché oggi lui mette a disposizione una sua grossa liquidità economica, quindi il suo... Producendo automaticamente, per dare la possibilità in un periodo di crisi, in una società dove si vive male, tutto è vietato, c'è il divieto, i giovani fanno fatica a trovare lavoro, soprattutto un'indagine che è stata fatta circa una settimana fa, il 65% dei giovani sopra i 18 anni in Italia è disoccupato. Lui invece vuole investire la sua potenza economica per realizzare un progetto. Scusate, liberiamo sto cane perché ci sta uccidendo. Adesso ve lo spiego. Lui non è molto felice in questo momento, però è bellissimo. Posso assicurare che è una delle giornate peggiori della sua vita. L'abbiamo chiamato in televisione perché tutti lo vogliono, giustamente. Ma questo è il Gunther famoso della famosa fondazione Gunther. Doveva aver comprato la casa di Madonna, è proprio quello, un romanzo. È il cane più ricco del mondo. Ciao Gunther. Così era stato lanciato. Adesso ve lo spiego, appena Laura torna dopo ve lo spiego. No, perché io adoro i cani, volevo toccarlo, volevo i cani, mi dici Roby, è vero che sono molto televisivi, giusto? Beh, insomma, lui poverino magari preferirebbe essere su un prato. Questo è il famoso. Secondo me è caldo, perché qui in studio fa molto caldo. Portiamo un po' di acqua. Ecco, stiamo portando un po' di acqua a Gunther, che ha sete. Allora, però, Fabrizio. Okay, finisco perché sennò poi. No, in maniera semplice. Sì, in maniera semplice. Per chi ci segue Maurizio da casa. È partito da un investimento pubblicitario. Abbiamo fatto una grossa pianificazione su varie reti nazionali. Abbiamo aperto due portali. Questa pianificazione fa una ricerca in Italia per cercare tutta una serie di giovani, se ne sono iscritti tantissimi, perché noi incominceremo una selezione a partire d'agosto, già abbiamo circa 100.000 iscritti. Giovani che fanno? Giovani che vanno dai 18 ai 27 ai 28 anni. Di questi giovani noi ne sceglieremo soltanto 5. Questi 5 verranno presi, si farà un reality, che è un concetto di reality nuovo, innovativo, diverso dal Grande Fratello, perché la differenza è che mentre nel Grande Fratello le persone vanno e oziano tutto il giorno e pensano soltanto a non fare niente, a dormire o a dire cavolate, questi 5 giovani avranno la possibilità di non pensare ai fabbisogni naturali, ovvero procurarsi il cibo, i soldi, avranno, aiutati da psicologi, scientifici, filosofi, la possibilità, aiutati dalla Fondazione Gunther, di investire nei propri sogni, realizzandoli, diventando famosi e felici. Ecco, per esempio, anche chi loro vuole saranno chiusi in una casa, in una villa. Ma non dovranno stare 24 ore su 24, okay, in una villa in Toscana. Chi vorrà fare il cantante? La Fondazione lo aiuterà a livello economico,
di grande esposizione, 1-2 milioni di euro a incidere un disco, a far preparare un disco. Chi vuole fare l'attore lo aiuterà nella carriera dell'attore, chi vuole fare una linea di abbigliamento lo aiuterà in abbigliamento. Tutto per realizzare il proprio sogno sopra le telecamere. Ovviamente poi ci sono dei concetti un pochettino più alti, un pochettino più intensi, che verranno espressi durante i reality. Questi sono concetti che lui, che ha abbandonato la scienza e che ha inventato tantissime formule farmacologiche, cerca di portare alla realtà. È come fosse fatto un esperimento. È complesso, ma se dovesse partire in un periodo in cui televisivamente in tutto il mondo non c'è niente di nuovo a parte i vecchi reality, che sono sempre gli stessi che girano, penso che potrebbe cambiare il mondo della televisione. Quindi state ancora sperimentando questo format? Assolutamente sì, no, siamo work in progress. Chi si vuole iscrivere, dei ragazzi, e noi abbiamo devono un sito. Devono avere sotto i 28. Sotto i 28, anche 30. www.morena, iscriviamoci subito. Tra l'altro io so che tra il nostro pubblico ci sono alcuni, no, dei testimonial e sì, dei tutor che hanno partecipato alla fase sperimentale del progetto, ecco, senza telecamere ovviamente. Io magari mi alzo perché sennò li do le spalle, no? Allora, volete raccontarci, ti è caduto tutto il microfono? Metto qua, posso? Te lo metto io il microfono, aspetta, te lo sistemo. Grazie. Allora, volete raccontarci la vostra esperienza? Morena è abbagliata dalla, da cosa? Da Morena, dal fisico di Corona, ma vedo che anche tu, voglio dire, vuoi io sto lavorando, mano, sto lavorando, eh? Ecco. Scusate ragazzi, allora la parola a voi. Allora, la vostra esperienza qual è stata? Raccontateci in breve. Comincio io perché sono 7 anni Cristina? Che partecipo. Come ti chiami? Cristina. Buonasera. Da dove vieni? No, io sono 10 anni che vivo in Italia, però sono nata a Kiev, a Ucraina. Prego. A dove? Italia, sono tanti anni che ci sto. Prego, Cristina. Volevo rispondere al signore riguardo la felicità. Perché felicità è... tutti ne parliamo, no? Non sappiamo se la possiamo misurare, non la possiamo misurare, in quale momento siamo felici o non siamo felici. Quando io ho partecipato a tantissime riunioni con i psichiatri, con i psicologi che ne parlavano di questo, piano piano ho cominciato a applicare su di me. E devo dire la verità che il risultato l'ho visto, il risultato l'ho sentito addosso, quindi sono molto, molto, molto cambiata. Riguardo le regole, riguardo la vita che avevo prima, riguardo i concetti che mi sono posta dentro la mia testa. Ora ne vivo molto più libera, molto. Quindi, più... Quindi su di te ha funzionato? Su di me ha funzionato, mi piacerebbe tanto che funzionasse su Novi. E invece, scusami Morena, c'è anche Manuel. Sono le regole... Ma... Prego, non abbiamo purtroppo tempo, mi spiace, altrimenti non riusciamo a sentire Manuel. Tu invece, Manuel? Io sono Emanuele e sono uno dei pochi italiani all'interno del gruppo. Povero, e... l'hai detto come me l'ho lasciato, anzi, solo. È molto bello potersi confrontare un po', la felicità non ha confini. Ecco, quindi... su Cristina ha avuto questo effetto, su di te? Sì, senza dubbio, cioè dirlo ora forse è più difficile, bisognerebbe vedere come eravamo prima per vedere la differenza, però senza dubbio il risultato è tangibile. Ecco, cosa avete fatto praticamente? Cosa è accaduto? Beh, a parte... Non te lo ricordi? Vuoi lasciare un po' di suspense? Non se lo ricordo. No, che sono successe molte cose. Una cosa che ti è rimasta più impressa? Beh, senza dubbio viaggi, che sono una delle mie passioni, e poi... Beh, tutta la vita in generale, perché è come vivere sempre il sabato. Puoi fare le tue passioni, realizzare i tuoi sogni senza nessuna... Sì, ho capito. Puoi dare il meglio. Ma se, per esempio, fare un lavoro che non ti piace, che devi fare perché assolutamente se no non ti puoi mantenere, è indice di infelicità, perché stare 8 ore in un posto che non ami, voglio dire, già tutto è caduto. Cioè, io capisco che, sai, io sono felice se viaggio. Posso viaggiare 15 giorni l'anno, ma gli altri 11 mesi e mezzo che faccio? Ma infatti i soggetti sono sperimentali, Maurizio. I soggetti sono praticamente, li dobbiamo togliere dalla società, li dobbiamo togliere dai problemi della società. Ma chi paga? Lui. Chi paga? Lui, l'abbiamo detto. Ma dove ci si iscrive? Cioè, voglio dire, perché limitare sotto i magnifici5.it. Allora, Fabrizio, quando e dove potremo vedere questo programma in onda? Ancora si sa? Questo ve lo faremo sapere. Intanto abbiamo due portali, uno che è gunterproject.com, guardatelo, dove si spiega il progetto, e uno che è magnifici5.it, tutto attaccato in piccolo, tutte lettere, perché se scrivete 5 non andrete
direttamente sul sito e si può iscrivere al casting che incomincerà dalla prima settimana d'agosto fino ad arrivare all'ultima e cerchiamo di trovare 5 persone, cambiare la vita e dimostrare che oggi attraverso un'idea scientifica molto importante che è quella che Maurizio sta adattando al mondo della vita sociale, al mondo della televisione, si può ottenere una felicità che oggi è impossibile, che oggi solo io e te abbiamo. Sai che la felicità è momentanea? Sì. Prima o poi finisce. Siamo fermi. Non esiste Laura. L'elisir assolutamente della felicità. Sì, assolutamente io penso sì. Penso che abbia dei picchi la felicità. È inutile non pensare può essere sempre felice. La prima cosa per la felicità, vedi? Inutile pensare che duri a lungo. La vera felicità non dura. Mettiamoci non dura in testa. A lungo, però cerchiamo di trovarne cerchiamo qualche ferro. Sprazzo di qua e di là. È questo scusa. Il punto, cercare nello sprazzo il modo migliore per passare quel tempo. Bene, questo perfetto, è l'obiettivo. Perfetto. Ringraziamo Maurizio Maine, grazie Mian. A Maurizio Mian, grazie a Gunther. Che l'abbiamo visto, abbiamo dato l'acqua e si è calmato. Non ti dico cosa hanno infilato dentro l'acqua. Va bene, allora grazie anche a Emanuel, Christine e Maurizio Mian, va bene? Sì, Fabrizio Corona, noi ti ringraziamo. Ma così per... va, abbiamo già finito, abbiamo fatto 6 ore. È un'ora e passa che siamo qui a parlare con te. Vuoi tornare? Facciamo un'altra puntata. Anche no. Non anche no. Anche no, anche no. Vabbè. Ci sarà un vabbè. Seguito. Vabbè, ci sarà no, ringraziamo invece Fabrizio per essere stato qui con noi in esclusiva su Vero, il nuovo canale. Ci porterai fortuna sicuramente. Assolutamente sì. Grazie a Fabrizio Corona per essere stato con noi oggi. Grazie a Roberto Lezzi, Morena Zaffaroli, Maurizio Mian. E ci vediamo alla prossima puntata di Storie. Però peccato perché non ci sarà Fabrizio Corona e io sarò tristissima. Amore.